Finalmente ci siamo. Dopo aver riavviato la live 750 milioni di volte, ce l'abbiamo fatta. Buonasera. Buonasera. Come va? Come avete passato questo fine settimana? Qua sotto abbiamo un nuovo gioco. Ebbene sì. Cominciamo i due capitoli. Facciamo prima il primo di Evil Within e l'altro sarà il secondo che sinceramente l'ho solo visto perché tutti e due non li ho mai giocati. Ciao, è molto bene, penso che sia andato bene. Sì, sono molto rilassato. Ma Bioshock abbiamo finito. Diciamo che i DLC li possiamo fare eventualmente durante la settimana, ma quella è una cosa aggiuntiva. Comunque, allora, io passiamo in schermata. Ok, falli che a storia valgono assai. Va bene. Allora, qua devo mettere azioni avanzate, schermo intero sì. Ah, non c'è il finestra. Che palle. Perché dovrei fare così. Il volume dell'audio, essendo a manetta non va bene. La storia di Evil Within è molto non lineare, sarà facile non capire cosa sta succedendo, però come horror vale e sfocia nella bellezza per il secondo, come il secondo episodio. Va benissimo. Siamo pronti a tutto. In più, mi sa che devo alzare leggermente un po' l'audio, mettiamo a 60, sperando di non distruggere le vostre orecchie. Facciamo nuova partita.
Sì, però tutte queste schermate che non vengono bene non mi piacciono. Allora, questo così. Sto a lurcherare. Aspetta, cosa stavo leggendo? Se hai bisogno chiedi, anche se non ricordo benissimo, non avendo tutto giocato mi viene dolce. Ma non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Allora. Impostazioni, ci siamo. Sopravvivenza. Ok, a tutte le unità 1199 serve copertura codice 3, vi commenta l'hospital. 184 ricevuto, codice 3, 3 minuti. Ricevuto 184. Sa che devo mettere Mi spiace, detective. So che stavate smontando, ma ci toccherà fare una deviazione. Sembra grave. Una rivolta? Hanno chiamato prima che vi passassi a prendere. Omicidio plurimo. Ci sono già 6 unità sul posto. 131, rispondete. Forse è il fantasma di quel dottore impazzito che ha fatto a pezzi i suoi pazienti. Non esattamente. Alcuni pazienti sono scomparsi. Un grosso scandalo. Comunque, fa venire i brividi, no? 127, 124, rispondete. Direi. Joseph, pensi ci sia un collegamento? È una possibilità. Ma credo che i dati siano riservati. Agenti sul posto, rispondete. Centrale, qui Castellanos dalla 184. Qual è la situazione? Basso. Castellanos. 184, attenzione, non riusciamo a continuare via razzi le unità al picco. Qualcuno mi... Oh, cazzo! Cristo! Se non ricordo male, sì. È fatto da lui. Detective Kidman, hai qualche idea? Ancora no. Ma capiremo meglio quando arriveremo là. Infatti anche per quello volevo giocarlo, però non ho mai avuto modo. L'ho preso su Play, lo prestai e poi non l'ho più giocato perché poi l'avevo visto qui. Ci sono varie pattuglie, però non vedo i poliziotti. Cosa ne pensi? Connelly, contatta la centrale e aggiornali. Joseph Kidman, con me. Dobbiamo dare un'occhiata. Va bene. Questo effetto, ora ti svegli tutto sudato nello spazio. Questo effetto con le bande nere versione film, che se non sbaglio si può cambiare, se non erro. Ok, barra di equipaggiamento, barra di tutorial, decorazione, mirino. No, non so se è il letterbox. Andiamo qua. Ah, no, attiva e disattiva le bandiere dai bordi dello schermo. Ok. Almeno abbiamo una visuale proprio più ampia. Guarda, qua i poliziotti ci sono tutti, eh. Anche l'ambulanza. Calma, ragazzi. Odore di sangue. Bene, stiamo allerta. Minchia. Noi andiamo a controllare, non far passare nessuno da questa porta. Forse dovrei venire con voi. Non sappiamo cosa sta succedendo. Devi coprirci.
Che macello. Beh, omicidio plurimo, siamo stati chiamati per omicidio plurimo, direi proprio di... che questo è un omicidio plurimo. Sentito qualcosa? Sentito rumore. Ce n'è uno vivo qui. È ferito? Dottor. Cosa è successo? Non può essere. Impossibile. Ruvik è... Penso io a lui. Le telecamere di sorveglianza ci diranno di più. Stanno sparando. Ecco dove sono i poliziotti. E Ma vabbè. che diavolo. Bene. Ali sulla quarta corda. Che topa. Bene. Il mattatoio. Oh, che simpatico. La vedo bene. Sensibilità non mi piace del mouse, devo alzarla appena appena. Allora, sensibilità asse Y. Che tempo. Aia. Ok, adesso abbiamo un coltello e ci siamo staccati da questa zona. E abbiamo una spalla, una costola inclinata. Male, molto male, però ho dei cali di frame. Come mai abbiamo dei cali di frame? Si è ripreso subito. Scusi, mi dà tre fettini di capocollo, grazie. Subito, signora. Mi devo prendere subito.
Più che altro voleva darmi una mano, ma mi voleva dar la mia. Devo andare. E ne arrivo un altro corpo. Piano. Ok. Io mi leverei dal cazzo. Così, La butto lì. Molta calma. E se io vorrei correre, come faccio a correre? Scusa. Sparito tizio. Giacomino, dove sei? Cazzo. Guarda. Ce l'abbiamo nel culo. Aia. Così è arrivato del tutto da nulla. Dai 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 dai. Sei per mattatoio. Se che qua stava facendo il suo signorino con i corpi. Abbiamo un taglio sul polpaccio. Ecco perché zoppica. Deduco che non ci sia nulla da controllare. Non c'è cazzo nessuno. Che cosa? Ah, ma l'evento l'ha bloccato. Cazzo era quel rumore. C'è il corpo di uno. Di là. Dove sarà l'uscita? La chiediamo a lui? Vecchia casa delle fogne. Oltre alla porta chiusa in fondo alle fogne c'è una scala che conduce al vecchio reparto. Se riesci ad attraversarlo troverai un ascensore che porta all'esterno. Potresti essere l'unica persona a scappare. L'unica a sopravvivere. Grazie. Questo mi rassicura tantissimo. No. Questo nemmeno. Qua? C'è qualcosa qua? Non c'è un Cassius. C'è solo quello. E volevo controllare quelle due. Buonasera, purtroppo non ci sarà stasera a meno che non faccia tardino. Va bene, Sandro, va bene. Non ti preoccupare.
No, comunque penso che fino a mezzanotte più o meno. Niente di più, niente di meno. Ah, ma si apre qua. Non è che sono tornato indietro. Non è che sono tornato indietro, non c'è un cazzo di niente qua dentro. Bene. Perfetto. Non c'è un Cassius. Allora, abbiamo iniziato benissimo, ci hanno già tagliato mezza gamba, siamo caduti in un pozzo di scarti di persone umane, di esseri umani. Così. Molto d'impatto. Minchia, se siamo partiti così, alla fine cosa succede? Delirio totale. Ci frustiamo con l'intestino tenue. Nota dalle locali caldaie. Perché mi capitano sempre i locali caldaie? Inizio a testare il sistema stemma. Funziona, confermata la sincronizzazione delle onde cerebrali con perdite minime. L'esperimento procede bene. Raccolta dei dati in corso. L'anomalia che non coinvolge il soggetto. La persona che annota i dati afferma di non sentirsi male, di sentirsi male e poi entra in coma per ragioni sconosciute. Dottore, ordina di spegnere lo stemma. Stavo leggendo. Mannaggia, Artusurella. No. Archivio, può essere. Le note. Nota caldaia. Del mouse corre. Perché mi dice che qua c'è anche altra cosa? Vabbè. Ok. Checkpoint. Quindi abbiamo un mattatoio e un... siamo dietro l'ufficio di ospedale. Finito di fare casino, amico mio? No. Io mi leverei dal cazzo, così. Molto rapidamente anche. Perché se sto cliccando con il mio mate, non mi vedo di tenere palla. Qua di fianco alla porta. Oh mio.
certo io là dentro non ci entro. Non mi deve vedere. Quello è certo. Molto vicino. Infatti. Visuale di merda, non si vede un cazzo. È ingottito questo. Eh sì, vabbè, la fortuna. Che fortuna. Dai. Ti sta andando proprio benissimo a te, eh? Quelle ombre sul collo. Mamma mia. Corri, poliziotto, laggiù. Tan tara. Find myself with him. Che intro particolare. There is
Beh, c'è da dire che qualche errore c'è, essendo un gioco del 2012. Beh, non è scritto del 2012, sì, 2012 o 2013, non ricordo. Credo 2012, come ha detto Thomas. Non zoppichiamo più. Ok. Guardiamo di più. C'era quel tizio che non ho visto per video. E questo da dove cazzo esce questo tizio? Ehi, dov'è Joseph? Mi spiace, ma è rimasto dentro. L'avrei aspettato, ma... Joseph era quello con il doppio petto. Cosa sto guardando? Lanciato di netto. Sì, infatti. Come si chiama quel gioco che fece Karim, dove dovevi sfuggire al terremoto, a tutte le catastrofi naturali che si creavano? Non ricordo. Cazzo, non ci sente nessuno. Saranno tutti morti. Tutto bene lì dietro? Qualche scossone, ma tutto ok. Così. Okay. Sarà tutto ok una okay. volta via da qui. Okay. Okay. Tra poco saremo al sicuro. Ok. 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 No! No! Titolo 1 superato. Va bene. Sì, infatti, è proprio un film di Michael Bay.
che cosa sta succedendo, che sono su una barella legato. Sarà operatoria, questo sì. Salve, lei ha un brufolo gigante sulla testa, sul collo. Trovati vicino al lago, la causa del decesso sembra essere sconosciuta. Nel villaggio di Elkrigver sono stati ritrovati circa 10 cadaveri, tutti mutilati. Molti abitanti mancano ancora all'appello. Ecco. Ehi, c'è nessuno? No, ma c'è un barattolo che lo svolazza nel gabinetto. Ottimo. Dei vermi nel coso. Scarafaggi che svolazzano, non vedi. Infermiera. Direi di sì. Come stanno tutti? La città. Sono un po' sballato, però. Di cosa sta parlando? Al momento c'è soltanto lei qui. Questo è il posto che fa per lei. Lei qui è a casa sua. Sono stato ricoverato. Temo di non poter rispondere. Prego, firmi qui. Se non firma qui, non... Modo di proteggere i suoi ricordi. Di qua, prego. Ok, quindi odore di ospedale. Ma non mi sembra tanto un ospedale, mi sembra più un'altra cosa. Va tutto bene. Si calmi. Guarda, non è che sia tanto tranquillo, sì, sì. Per quello che ho passato per il momento di questi 30 minuti, 40 minuti. Non è che mi rassicurino molto. Sì. Non opponga resistenza. È per il suo bene. No! Basta! Ecco fatto. Visto? Ora va meglio. Oh mio Dio, sto impazzendo! Cosa glielo fa pensare? Io aspetterò. È una donna caliente, signora. Ah, ok. È anche molto rassicurante questo modo di upgrade. Siamo qua. Che diavolo sta succedendo? Cosa abbiamo lì? Siringa.
Non si sa che cosa sia, però almeno dove sei? Aumenta discretamente. Buono dell'inventario. Connelly! So che te. Seguiamo la scia del sangue. Siamo lenti. Siamo in una foresta. Scia del sangue va di qua. Bene. F, attacca corpo a corpo. Ok. Che cosa sarebbe questo? Cerbiatto, qualche cosa. Cerbiatto. Capretto. Questi che non ho capito sono punti esperienza, cose di esperienza sicuramente per upgrade personaggio. Abbiamo una lanterna. Veramente. Il pilota dell'autista dell'ambulanza, quello che aveva tutte le pustole. Io non ci andrei mangiando. Bene, proprio. Scusi lei? Le vorrei chiedere un'informazione. Bravo, prendi la pistola. Sei colpi, bastano. Connelly. Connelly. La scena richiamata dal primo Resident Evil. Sì, non me lo ricordo, non lo ricordo. Infatti ho detto, è proprio richiamato al primo Resident Evil. Si rompe questo, no? Beh, direi di sì che è il... c'è anche quello che... c'è anche quello che ha prodotto Resident Evil. Male! Male! Ehi! Volevi avvisarmi di questo? Tu sei Leslie, vero? Sono un poliziotto. Forse posso aiutarti. Aiutarti? Merda! Come faccio a portarti in un ospedale? 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 Ospedale, ospedale, ospedale! Diciamo che questo è l'ultimo di... dei problemi? Portare in ospedale, cioè, sai com'è. Sei in un posto dove sei appena caduto da un burrone con un'ambulanza. E c'è qualcosa di strano, tipo virus che trasforma la gente in qualche cosa che mangia le persone. Che cos'è questo fundraising? Vabbè. Corvi, è un corpo. Usi fiammiferi. Avvicinati a un nemico per terra e premi C per bruciarlo e distruggere il corpo. Consumare un fiammifero. Se i nemici dello stesso tipo non sono abbastanza vicini tra loro,
Bruciare con un solo fiammifero. Per bruciare altri oggetti oltre ai cadaveri. Ah, ok. Bene. Abbiamo un fiammifero. In modo che non tornano in vita? Probabile. Scusi, lei può salire sopra? No? C'è qualcosa che non mi rassicura su quella porta. Si può? Che cazzo sto guardando? Che cazzo sto guardando? Diario di Sebastian Castellano, sono 2004, finalmente distintivo, detective di Sebastian Castellano, mi piace. Mi sembra di esserci messo una vita, ma dicono che io sia stato uno dei più veloci a scalare la gerarchia. Non vedo l'ora di iniziare, sono certo che come detective sarà meglio che come sbirro e non dovrà più indossare quella dannata uniforme. Anche l'aumento di stipendio non è male. La polizia ha bisogno di aiuto e ultimamente i criminali sono aumentati in maniera preoccupante. Crimson City è la mia città e il dovere di proteggerla. Non sto capendo. Ma che? Di nuovo qui. Quindi questi specchi ci fanno tornare indietro. Ok, quindi sono tipo un... Sì. Non so dire se l'incubo fosse quello di prima o questo. Che cosa le succede? Sono appena tornato da un posto di merda, mi ritrovo in un posto di merda. Allora, cadenza di tiro, tempo di ricarica, caricatore, precisione, oppure 1008. Potremmo fare precisione, tempo di ricarica. E dunque che da qua torniamo indietro, giusto? Molto intrippato questo gioco. Sta scappando.
Precisione, silenziosa, control e spazio. Salve signore, le devo fare una cosa alla testa. Prendete i proiettili, ottimo. Che non fanno mai male. Ragazzi, vi dico già subito che tenterò di farla stealth queste cose, però se mi vengono dei 5 minuti poi comincerò a fare distruzione di massa se ho la possibilità di farlo. Mi conosco troppo bene. Spazio per superare gli ostacoli. Qui non c'è nulla. Seguiamo quell'altro imbecille. No, com'è che era però attivare la lanterna? La C? No. Con la F colpisco. Com'era attivare la lanterna? Q. La vedo bene. Ehi, siete di queste parti? Non so dove... Ce la faccio! Però che faccia simpatica. L'altro dove è andato a finire? Ah, in fondo. E uno ce lo siamo tolti davanti. Olio cuore per la vita. Se la butto nel fuoco, va nel fuoco. No, perché c'è un qualcosa che ti blocca. Magari prendi fuoco, no? Guarda che camminata con molta nonchalance. Ehi, ciao, bello. Sembra Celentano, sembra. E zacchete. Tu cosa mi dai, amico mio? Niente? Che palle, pensavo che mi desse qualcosa. Saffetta, una mazza, ok. Fiammiferi, direi di dar fuoco a un po' di gente.
Tu. Qualcosa ha costruito un faro sul lago. Quando hanno costruito un faro sul lago? È sempre stato lì? Il fascio di luce mi illumina, mi attraversa. Ogni volta è come se portasse via qualcosa di me. Non so mai dire che cosa. La sanità mentale. Scusa. E il corpo di qua? Mi manca un pezzo. Dov'è il corpo di qua? C'era un corpo prima quel faro. È come se quella luce mi stesse chiamando. Vabbè, noi continuiamo a controllare le cose qua. Vediamo un pochino. Ok. Qua. Abbiamo detto. Ah, c'è anche questa. È il dubbio. Carne d'arrosto. Andiamo alla siringa. Non le posso nascondere. Vediamo una bomba. Che bella questa bomba. Granaggi per aggiustare cose, ottimo. Però adesso dobbiamo andare di qua. C'è gente? Spegni la luce. Perché ogni tanto qualche calo di frame? Che cazzo. Passa dall'altro lato. E da là non so come aggirarlo. Che li passerei praticamente davanti. Ah, ma abbiamo una bottiglia. No, cos'era? Lanterna. Sì. Dovrei riuscire a farmelo senza problemi. Almeno spero. Qua c'è l'altro. Brucio. Ah, posso bruciare questi. Amico mio, mi dispiace. Buttalo, va di fuoco. Qua ce n'è un altro. Vediamo un pochino. Amico, dove sei? Ah, ecco. È come il vecchietto di prima. Che succede, amico? Sto cercando di capire con... più che altro come cosa facciamo qui, perché siamo qui.
Vediamo la mappa. Attenzione. Boh. Oh no. Che paura. Cavalli. C'è qualche altra cosa da... Ah, nasconditi. Ok. Mi sto alquanto intrippando su questa cosa adesso, sinceramente, io. Io ste trappole, non so se tenerle su qualcheduna perché potrebbe venirmi utile. Come adesso del resto. Voglio vedere la scena. E là? Sì, sì, sono proprio io. Vieni, vieni. È svampato, signor. Perché c'è quella melma? Va bene. Ah, torcia. Dovrei riuscire anche a dargli fuoco così. Questo stesso. Vediamo. Cosa può fare? Pronto il gioco, ce la facciamo. Troppi effetti particolari? Non ce la fai? Non ti girare? Male questa cosa. Computer video lupi. Niente, preferisci usare i cosi. I... Come cazzo, i fiammiferi al posto della... la torcia. C'è qualcuno che mi sta seguendo, sbaglio? Sì. E io non volevo farlo, invece mi hai costretto. Sì. Sto perso la testa. Non si vede un cacchio. Allora. Ok. Quindi da là sono venuto. Dovrei andare di qua. Disarmare le tagliole. Collacciati e disarma.
Se la sbatto in testa quella ragazza il bottino. Non ti ha mai detto la mamma di non indicare? Cioè, con la bottiglia l'ho tirata in testa e ha funzionato. Fantastico. Gioco dell'anno. Il minimo, se facevi su un altro gioco, gli lanciavi una bottiglia in testa e gli facevi un cazzo. E sono stronzo io. Sono stronzo, lo so. Potevo farli fuori con i fiammiferi, però sono stupido, pazienza. Gira la ruota, gira la ruota. Quanto? I need munition. Se no qua siamo messi proprio male. Diciamo che ho sbagliato, perché posso schiacciare F, dovevo schiacciare C per dare fuoco, ma invece ho colpito e la cosa non era delle migliori. Permesso, salve. No. Santo Dio. Quanti sì, sono? Così, fate come se io non ci fossi. Direi proprio di sì. Se non avessimo una bomba sarebbe molto più bello. Ce n'erano là dentro. Sono veramente tanti. Scusi lei. Guarda, meglio levarsi di qui. Eh sì. Dai. Porca puttana. Poi mi dici colpi dove le trovate. Ok.
Che non so se giocare col mouse o con la tastiera, sinceramente. Perché col mouse va bene il fatto della mira, però se mi devo muovere. Come mangiare qui come una cazzo? Giocare col joystick non va? Ha delle momenti un po' particolari questo gioco, sinceramente. Il ponte dove eravamo prima. Una porta che mi si apre da sola. Murder. Fammelo prendere quelle siringhe, no? Devi darmi fastidio, devi dirmi no, sei al massimo delle siringhe, non te le faccio prendere. Perché sei stronzo? Sono tanti corpi. Sento un rumore di specchio per poter andare dall'altra parte. Ok, quando c'è questo tipo di porta, vuol dire che qua c'è il checkpoint. Sì, ho capito, infermiera. La ringrazio È vivamente. sparita. Sì, ma prima. Primo giorno da Detective, il mio nuovo partner è Detective Mira Hanson. È una bomba, tenace e diretta, il tipo di donna che piace a me. Ma devo stare attento. Oggi mi ha quasi beccato mentre le guardavo il culo. Brighella, sei proprio un La brighella. testa. Che cosa le succede? Guarda, entro in una casetta, trovo una deficiente. Che non ho capito chi sia. Che entra in uno specchio. Mi trovo alquanto sconcertato da questa cosa. 3.500. Cosa possiamo pensare? Barra vitale, durata massima dello scatto, danno corpo a corpo. Oppure queste.
mi rispedisca di nuovo. Scarafage. Quanti Scarafage? Allora, proviamo qua. Ecco. Questa l'ho sentita tutta. Questa l'ho sentita veramente tutta. Che male. Eh sì, attaccovacci. Che cazzo di attaccovacci a fare adesso? No, non mi serve. Cassetto, come lo aprire? No. I fornelli, come ci sono a Bolzano? Le stufette a legna che vanno anche da... le cucine a legna. Hai detto Leslie? Tutto bene? Chi è là? No, non spari. Non sono uno di loro. Sono un dottore, Marcelo Jimenez. Era nell'ambulanza prima dell'incidente, vero? Sì, Marcello. Ha visto qualcun altro? Il mio paziente, Leslie. L'ho visto scappare via, ma... ma? Per di qua. In silenzio, però. Diceva in silenzio, per caso? Beh, guardi lei stesso. Quelle cose mi hanno inseguito fin dentro il villaggio. Anche a me. Sono dappertutto. Leslie è entrato là dentro. Santo cielo. Ce ne sono troppi per sparare a tutti. Uno di noi li deve attirare lontano, l'altro aprirà il cancello. È lei che ha la pistola. Non sono convinto. Chissà cosa vorrà dire. Che io vado a distrarle e tu apri il cancello? Dannato aggeggio. C'è una manovella là sopra. Deve azionarla se vuole farmi passare. Sono qui! Qui! Ehi! Sono qui! Esatto, di qua! Quel vecchio si farà ammazzare. Sento un rumore che non mi piace tantissimo. Come cazzo faccio a scendere qua sotto? Mannaggia, non lo so. Oh, ma salve. Lei è? Passa attraverso questa cazzo di finestra. Qua. Mamma. Cazzo, devo trovare un riparo.
Qua sopra cosa c'è? Dal rumore c'è sicuramente niente di buono. Invece. Nuovo oggetto tra gli attributi, accecamento. La dovresti agonia che acceca i nemici con la luce violenta. Il problema è che la balestra non ce l'ho. Solo una revolver. Dordo esplosivo. Oh, comincia a ragionare. Nice. Impilato. Ok. Sì, vieni. Venga, signore, venga. Ups. Vabbè. Perché non ha preso fuoco anche quell'altro? Scusa, era vicino. Sì, vabbè che lui ha detto se sono abbastanza vicini possono eventualmente prendere fuoco. Munizioni di uno shotgun? Mi manca la shotgun? E ho trovato la shotgun. Tada! Mi sento un po' più sollevato. Cominciamo ad avere... No, era questo che devo usare. Ok. Munizioni. Messa. Come ci è riuscito così in fretta? Una mano mi farebbe comodo. La prego, facciamo in fretta. Dobbiamo trovare Leslie prima che gli succeda qualcosa di brutto.
Esperimento numero 4. Soggetti da 4 a 13. Attività cerebrale ridotta, ma sincronizzazione riuscita. I soggetti sperimentano anche una forma di coscienza condivisa. Le valutazioni indicano una rapida degenerazione della coscienza e i cervelli si riducono a masse inerti che tendono alla putrefazione. Ok. Devo collegarmi per provare il loro terrore prima che diminuisca. Come faccio a salire là sopra, scusa? Esperimento numero 4. Soggetti da 4 a 13. Attività cerebrale ridotta, ma sincronizzazione riuscita. I soggetti sperimentano anche una forma di coscienza condivisa. Le valutazioni indicano una rapida degenerazione della coscienza e i cervelli si riducono in masse inerti che tendono alla putrefazione. Devo collegarmi per provare il loro terrore prima che diminuisca. Dottore? Se n'è andato. Non userò Blast. Con che fisica? È benedetta, veramente. Cadi giù. Cadi giù. Ok. Non sto capendo dove devo andare adesso. Ho capito che devo andare di là, però non... Vabbè. Sono stanco. Allora, questa è entrata da qua. Ok, ok. Tu. A secco. Come? L'avevo palesemente mirato alla testa. Che si può usare il fuoco contro di loro? Bene. Non si è andato. È rimasta quella lì sotto.
e 2. Ottimo. Vediamo questi. Fiammiferi. Sì. Sai com'è? L'inverno sta arrivando e comincerà a scaldare la casa. Allora. Non userò quella maniglia perché non mi fido. Sì, sì, dai, gli facciamo due colpi. Vieni. Che slittata che hai avuto, signorina. Posso fare una domanda? Sì. Venga. E niente. No. Il marchingegno non si muove. Ci sarà qualcosa che riesca ad aprirlo. Una motosega, magari. Vediamo la motosega al tizio di prima. Senti, l'unica zona che non ho controllato è qua sopra. Quel gabbiotto di merda. Allora. È una situazione un po' del cavolo, sinceramente. Che questo vorrei ucciderlo sinceramente, così almeno. Ok. E questo ce lo siamo tolti davanti. Abbiamo preso anche i colpi. Siamo a posto. Quanti fiammiferi abbiamo? Uno. Il gabbiotto di là se non l'ho controllato. Qua c'è questo da uccidere. Sto sentendo il rumore di quel bruno nuovo. Di quelli con la motosega. E la cosa non è che mi rassicuri tantissimo. Il telefono è super buio. Pensa un po' a me. Cosa sto passando?
Comunque buonasera, Barbara. Ok. Abbiamo oggettistica per potenziare. No! Comandi formazioni. Ferma l'indicatore blu successo, rosso fallimento. Ferma la parte. Ok. Minchia. Pensavo facesse il giro. Salve signora, le devo dare una bottiglia. Io devo usare la pistola al posto del fucile a pompa, porca puttana. Okay. Fiammiferi everywhere. Proiettile di pistola. Qua mi ha detto metti a, finché non riesci a trovare la griglia in mezzo nera. Così l'illuminazione va bene. Sì, il problema è che mi sto cercando gli occhi. Capisco l'atmosfera, capisco tutto, ma anche no. Buonasera, buonasera, buonasera. No. Posso sparare? Dimmi di sì. Dimmi di sì. Per il momento e che abbiamo partito a missile. Cazzo siete usciti voi? Questa cosa non me l'aspettavo proprio. Salve signori, sì. Precisamente adesso ce l'abbiamo nelle teppe. Perché mi sono trovato questi due di fianco e dicevo scusa, ma da dove cazzo sei uscito? Quindi?
Ciao Bigfoot. Grazie per essere passato, buon riposo. Ma grazie. E schiaccio prima e non va più avanti, e schiaccio dopo e va più su. Che cazzo. E vaffanculo. Ma ci sparo sopra e finisce lì. Sì, è abbastanza intrippato come gioco, come storia. Cercando di capire bene come si svolgono i fatti, ma è un no secco. Non riesco a capire sinceramente. Alleluia. Me le posso piazzare le trappole davanti a quella porta? Quella? No, eh? Sarebbe troppo bello per essere vero. Non so se andare giù e farmi fuori quei due. Eccolo. Dai che sei qua dietro. E fuori uno. Gridiamo fuoco. Brava Barbara. Tanto io sono su Discord se volete. Arrosticini per tutti. Abbiamo avuto anche un checkpoint di lusso. Perfetto. Ah, i colpi del fucile a pompa. Fantastico. Fantastico. Ok. Io ho altro più da ricaricare. Basta. Ah no. Qua non si ricarica nulla.
ovviamente di spalle. Sai cosa faccio? Fottiti. Cioè, dovevo farlo prima quel colpo lì e non è andato. Vabbè. Scusi lei, la vedo un attimino incastrata, tutto bene? Vuole una mano? Sì, sì, sì. Immagino un pochino. Poi alla fine i versi sono gli stessi, eh. Se ci fai caso, i versi sono gli stessi. Credo che non ci sia un cambio rapido e una rotolata, perché mi viene istintivo, siccome sto giocando a Remnant, mentre sparo contro il boss mi viene istintivo anche rotolare. Andiamo a fare fuori sto tizio simpatico. E da dove cazzo ci arrivo? Ah, così. Semplicementissimamente. Salve amico mio! Che posto di merda! Sì, vabbè. Voglio cuore. Ma perché non schiva? Perché non schiva?
Scusa, ma c'è una cazzo di rotolata, porca troia, non è possibile, corro come un deficiente. Che cazzo. Solo scatta, solo il maiuscolo. E vabbè. E vabbè. E vabbè. Prima era di là, adesso è di qua. Va bene. Scusami, giovane. Tutto bene? Ok, allora. Quindi, se io prendo questo, la ricarico, abbiamo due colpi. Questa è a questi. E Bruno ha detto che no, com'era pulsante. Com'era il pulsante per cambiarle? Con la R. Ok. Ok, qua sono quelli esplosivi. Se raccogli che cosa raccoglie? Ah, la bottiglia. Ok. Meglio me ne sono capace. Qua abbiamo i fiammiferi. Ok. Abbiamo il cervellame. Fermo. Ok. Sotto non sono sceso prima. Why? Cosa mi sono perso? Fiammiferi. Duh. Duh. C'è uno specchio. Imbecille. Prego, prego, prego. Sono stupido. Sono stupido. Sì, però Sebastian, non puoi fare due passi e sei già... Manco io quando fumavo.
non così, anzi, giocavo a pallone quando fumavo. Vabbè, dettagli. Ma sei dall'altro lato. Perché? Perché? Mi domando perché? Cosa ho fatto di male nella vita? No, Sebastian, no, no, non è il modo giusto per... Che di merda. Non era il modo giusto per approcciarsi col boss. Fai curare? Direi. Direi. Sinceramente sto odiando il combat system. Nel senso, il combat system non hai modo di poter... Sì, assomiglia molto a un Resident Evil come movenze, come cosa. Ma non è possibile. Ogni fatto due passi è già mezzo. È mezzo scoppiato. Ma non è possibile. Sì, sì, va bene, capito. Passando? Ok. Facciamo fuori questo, perché almeno me ne trovo in giro e meglio è, sinceramente. Ok. Ma potrei andare a consumare adesso, già sarebbe una cosa bellissima. Yuhu. Ok. Dovrei salire là sopra ora. E se mi vado a piazzare lassù? Come mi sembra mi verrà alla fine il combattimento? Si potrebbe provare. Se vado là sopra dovrei riuscire a gestirmela. La trappola con le punte. Qual è la trappola con le punte? No, no. Vabbè. La trappola con le punte.
Ah, gli spuntoni che lì nella casetta. Sì. Ecco, dovrei vedermela prima con... chiamiamoli Minion. Non sono Minion. Gli spuntoni che spuntano. Gli spuntoni spuntabili. Spuntoni spuntanti. Madonna, come ti vorrei spegnere esattamente mo. Rompi palle. Cazzo, c'è più da qua. Tetti di fuoco. Chi è che era uscito prima? Madonna, te la tiro in fronte. Salve. No, c'è troppa, no, non posso farlo con questo, lo faccio con questo. Nelle palle. Sei molto fabulous. Allora, qua dovrebbe essere che abbiamo fatto tutti quelli che dovrebbero spuntare, perché questi due qua me li ricordo che mi rompevano l'anima nella cosa di prima. Adesso vorrei sapere, se io ora vado nello specchio, succede alla Dark Souls che quando torno ci sono tutti di nuovo? Oppure no? Adesso mi metto tutta, e dico tutta, la barra dello scatto. Non passa. Non passa. Cazzo. Un
bombe in mano, guarda, ad avere le bombe in mano. Buonasera, sono signor Sebastian, le vorrei far vedere i nostri ultimi aggeggi. Sabe. E qua sotto che mi aspetta? Immaginate adesso mi taglia la scala. Mi riderei tantissimo. Per non piangere. Mi stia tagliando tutta la torre. Togli dalle palle. Corri, Sebastian, corri! Non ci incischi! Sebastian, mannaggia la...
Lo sai che hai la mamma è? Sì, lo sai? Maledetto. Dallo specchio adesso si colpisce. Mi ha colpito dallo specchio. Vabbè, Bethesda, Thomas, cosa pretendi? Stiamo parlando sempre di Bethesda, eh. Salutiamo Bethesda che ci segue sempre. Mamma, scusa. Allora, tornando a noi. Shout out. Adesso gli tiro una bottiglia di Boranarda in fronte. Anzi, di primitivo, così è tosto. Durr. Sembra Homer. Durr. Non ha pensato minimamente. Sebastian qua. Abbiamo un leggero problema. Ok. Fare la chiavica. Quanto cazzo sei veloce? Non ti mettere così che non va bene. Quindi anche davanti all'ingresso? Quello mi stai dicendo. Che se si attiva anche davanti all'ingresso, diciamo che va un po' meglio. Ciao Sebastian, Madonna. E se faccio... Questo ce l'ho. Mi sto organizzando la strategia nella mente, così almeno... Brucia cosa? Ah, ok. Buonanotte Barbara, non ti preoccupare, vai.
Ciao Barbara, buonanotte, grazie per essere passata. Devo assolutamente resistere. Ok, dai, fatto questo e aver ucciso Giacomino, e adesso vi direi una bella cosa. Direi di andare a salvare. E stacchiamo. Non è molto, diciamo, longevo come fermo, era con gli sono altri. Qui. Aspetti, agente, deve portarmi con lei. Detective Castellanos. Leslie deve essere laggiù, dobbiamo assolutamente trovarlo. Rispetto agli altri giochi a cui ho giocato, sì, mi sembra di essere tornato su un vecchio Resident Evil che di una manina non me la dà. Cioè, mi devo girare con quel sistema di spostamento molto simpatico. E non ho schivate, non ho manco una rotolata, in modo che posso schivare il colpo in una maniera diversa, un po' come facevo con Dead Space, un po' come ho fatto anche con i vecchi Resident Evil, se non sbaglio. Sì, vabbè, ma piano piano mi miglioro. Già adesso, per esempio, ho approcciato il combattimento diversamente dal solito, quindi mi sono trovato un po' meglio. Infatti ti ho detto ragazzi, datemi un attimo che mi sto studiando la cosa. Infatti, se avete visto, ho usato subito la balestra, il colpo accecante, diciamo, dovevo spararlo quando era in mezzo al corridoio, invece lui è rimasto fermo all'entrata. Diciamo che lì mi sono fregato, però poi, come ben sappiamo tutti quanti, il fucile a pompa aiuta molto. Quindi, allora, spero sempre in settimana di potervi fare qualche live per via degli impegni, però ci proviamo, dai. Venerdì facciamo sempre la solita live di cazzeggio con la chat, con tutti i ragazzi, i moderatori e compagnia. E in più, se riesco in settimana, direi di fare live, dai. Sto guardando dove posso mandarvi a fare il raid, sinceramente, anche se siamo in pochini, però vi mando qua. Questi ragazzi sono molto bravi. C'è praticamente lui. Vabbè, un semplicissimo buonasera. Cioè, lui suona e lei disegna. Fanno musica molto vaporwave. Vi consiglio, se voi volete farvi una serata molto tranquilla, in modo che vi rilassate, vi consiglio ovviamente di andare da loro. Salutatemi tanto e gli date una buona live e una buona serata. Bene ragazzi, alla prossima e buonanotte.
Thank you.